Amici di Player Inside, anche in viaggio, qui siamo in hotel. Esatto, a Milano. Vogliamo dirlo, in realtà siamo nella cabina armadio dell'hotel. Sì, ci sembrava carino perché ci sono i fiori. Scusate, eventualmente un po' di reverbero abbiamo. Sì, anche la luce non ideale, ma riverbero. Che bene frega. Qui ragazzi, siamo qui per parlare dei giochi gratis del mese. Esatto, che li vediamo subito, insomma, partendo da quelli del PlayStation Plus. Ovviamente, questo mese ci sono solo due giochi su PlayStation. Però cerchiamo di essere professionali, almeno in quello che diciamo. Comunque, PlayStation Plus ci regala What Remains of Edith Finch. Ok ragazzi, questo lo possiamo consigliare ad occhi chiusi. Lo abbiamo giocato già uno o due anni fa su Twitch in live con voi. È stato molto toccante, è stato molto emozionante. Insomma, chi c'era si ricorderà. È stato molto bello. Lo consigliamo a tutti. È una, possiamo dire, un interactive drama, avventura grafica in prima persona. In prima persona. Molto particolare. Veramente va scoperto. Noi appunto l'abbiamo giocato in live, l'abbiamo scoperto sì, man mano. E quindi assolutamente lo consigliamo. Sì. Come detto, è un'avventura grafica che attraverso tutto ciò che accade in una casa molto particolare, attraverso documenti che vengono ritrovati, attraverso luoghi che fanno partire dei flashback alla nostra Edith Finch, fanno ricordare un po' tutta quella che è stata la vita di tutti i familiari di Edith Finch e le loro sorti man mano che appunto procede la storia, insomma, con il suo incedere. Parecchio, parecchio interessante e veramente geniale, sia nello svolgimento che come storia in sé. E non vi aspettate chissà quale gameplay, nel senso che andate avanti, procedete premendo i vari tasti quando richiesto, e tutto sommato il gioco si gioca da solo, se vogliamo. Sì, ecco, il bello è proprio scoprire la storia e scoprire, insomma, tutto quello che succede in questa casa, che è molto più grande di quello che si possa pensare, almeno esatto, dal punto di vista di Edith Finch. Una storia comunque toccante, matura, dai temi molto maturi, e che vi consigliamo assolutamente. Quindi caldamente consigliato questo. Ma non è l'unico gioco che regala il PlayStation Plus, il secondo gioco è Overcooked, però non il secondo ma il primo. Ecco, su questo, allora, Overcooked è un bel gioco, sì, è un buon sì, gioco. Sì, divertente. È divertente, ecco, soprattutto in co-op, sì, divertente soprattutto in due giocatori, però, come dire, sicuramente tra Edith Finch e questo vi consigliamo di dare la precedenza a Edith Finch, ma per una questione di gusto personale. Voi lo sapete, nelle uscite gratis del mese, è chiaro che essendo tutto gratis, però lo sappiamo, lo diciamo sempre, anche la merda sì, è gratis, noi vi consigliamo a cosa dare priorità, perché è gratis sempre relativamente, ovvero se voi avete l'abbonamento al PlayStation Plus, ovvio, potete averli, però tutto sommato ci sembra un titolo valido anche Overcooked. Nel gioco bisogna servire una serie di piatti, preparare e servire una serie di piatti, ovviamente entro un determinato lasso di tempo, e potremmo definirlo un gioco di cucina, sì, ma non è ovviamente una simulazione di cucina, quanto più che altro appunto un arcade che vi mette in condizione di preparare questi piatti, potremmo dire sulla falsariga di, come si chiamava quello, Dinner Dash, quello che giocavi tu? Esatto. Esatto, Dinner Dash, però in realtà un po' più approfondito come meccaniche di gameplay. Anche questo però ve lo consigliamo caldamente. Ripetiamo, la priorità va a Edith Finch. Beh, in generale però sono due giochi non nuovissimi. Non nuovissimi, ecco, sì, quindi si è sprecato il PlayStation Plus. E tutto sommato Edith Finch era già stato gratis, se non sbaglio, sì, in passato. Sì, mi pare proprio di sì. Comunque ragazzi, entrambi i giochi sono disponibili dal 7 di maggio, sì, quindi non subito, perché a volte noi lo diciamo, ci sono. Dal 7 di maggio potrete scaricarli se siete abbonati a PlayStation Plus, quindi ovviamente se avete una PlayStation 4. Ricordiamo che ormai dal 19 di marzo su PlayStation Plus non ci sono più i giochi PlayStation 3 e PlayStation Vita. Questo, uno direbbe, potrebbe aiutare Sony a far uscire giochi più interessanti per PlayStation 4. Finora non è stato proprio così. Forse si concentra sul Now. Forse si concentra su PlayStation Now, sì, però PlayStation Now è un altro abbonamento, quindi esatto, capite bene che si deve pagare oltre. Insomma, questi sono i titoli PlayStation. Passiamo a quelli Xbox One. Disponibile già dall'1 maggio c'è Marooners per Xbox One, appunto, che è un arcade la cui caratteristica peculiare, possiamo dire, è quella di passare da un minigioco all'altro in maniera totalmente casuale. Esatto, ovviamente è pensato come party game, cioè sì, ci giocate insieme ai vostri amici, quindi mentre voi state giocando improvvisamente il gioco cambia, sì, presentandovi un nuovo minigioco. Un po' come Puyo Puyo Tetris.
che si può cambiare, switchare da Puyo Puyo a Tetris da un momento all'altro. Sì, però lo lì, fa, sì, nelle modalità in quelle modalità, in cui cambia da esatto, solo. Ecco. In questo caso pure, cioè dovrete avere a che fare con i riflessi pronti per passare da un minigioco all'altro e fottere i vostri amici durante party game, non letteralmente, però non no, letteralmente. No, no. Se però, volete insomma... anche sì, però bisogna vedere poi in che rapporti rimarrete dopo. Perché insomma... state generando la cosa? Perché... Non lo so, vabbè. Comunque insomma un gioco carino sicuramente se avete amici, se siete dei forever alone, no. No, no, fa schifo. Se vi piacciono le simulazioni sportive, in particolare quelle di golf, quindi un gioco di golf, ovvero The Golf Club. Esatto, 2019. Sì, 2019, leggo appunto per featuring essere sicuro. Featuring PGA, insomma un titolo allora, lunghissimo. Featuring PGA Tour. Tour, PGA esatto. PGA Tour, che è il tour ufficiale del golf PGA. Americano, insomma. Sì. Che è disponibile dal 16 maggio, quindi per adesso no, però sì, 16 maggio, sappiate esatto, che ci sarà fino a giugno. Fino al 15 giugno, insomma è una simulazione di golf. Eppure è vero, io avevo voglia di un gioco di... È vero, me lo hai detto tante volte, sì, quindi... L'anno scorso avevo voglia di un gioco di tennis, poi non ne ho giocato uno. Esatto. Quest'anno ho voglia di un gioco di golf, non lo giocherò neanche stavolta, perché ogni volta che ho voglia di fare qualcosa, poi alla fine faccio tutto quello di cui non ho voglia. Ok. Sono un po' così, sono un po' strano, ma alla fine... Sì. Solo per 15 giorni, quindi dall'1 al 15 maggio, sarà disponibile gratuitamente Our Defense Force Insect Assault. Potrei esatto, averlo detto mille volte per provare. Sì, praticamente sono degli insetti che assaltano la terra. Insetti. Insetti o inserti di giornale, secondo di come volete. Comunque insetti che assaltano la terra con oltre 300 armi a disposizione. In questo sparatutto in terza persona vi ritroverete appunto a debellare la minaccia insettoide. Mi raccomando, se siete... come si chiamano? No, arachnofobici sono quelli dei ragni. Entomofobici. Insettofobici. Perché cerco la cosa complicata non quando in realtà la lingua che... italiana offre nomi composti tipo così io, facili? Tipo io, no, non è che sia una amo gli insetti, no. Ma apposta, se non li ami li ammazzi. Giusto. Perché nella realtà è peccato, no? Cioè gli insetti alla fine sono buoni. Tutto sommato alcuni ci danno anche rispettate il miele. Rispettate le api, ecco. Rispettate le api. Poi per il resto. Zanzare. Stracci, bacon, tutto spiano. E dal 16 maggio Comic Jumper, un gioco che non ha un genere ben definito perché passa dallo sparatutto al picchiaduro, insomma coinvolge più generi, è una commistione che però alterna questi vari generi e che ha come protagonista il tema del fumetto, insomma. Esatto, proprio lo stile del gioco. Sì, lo stile fumettoso, insomma, anche questo è, diciamo, relativamente consigliato, ecco, se vogliamo essere onesti. Anche Games with Gold, anche non è che propongano i gioconi. Ha pensato Microsoft, vabbè, tanto Sony sta proponendo due cose un po' così, anche noi, perché dobbiamo essere andiamo da di più. Pigrizia. Ma facciamo che siamo più o meno lì a quel livello. Comunque è un gioco, tutto sommato i giochi per Xbox One sono tutti piuttosto consigliati, sì, per quanto effettivamente ci sia tanta roba un po' secondaria questo mese sia sul fronte Xbox One che sul fronte PlayStation 4. Su Epic Games Store trovate gratuitamente, che siate abbonati al servizio oppure no, quindi andate, prendetevelo e poi uscite da Epic Games Store se proprio non vi piace, perché abbiamo visto che a tanti non piace, però per adesso Epic Games sta attuando questa politica di attirare clienti anche dando cose gratis a chi effettivamente non è cliente. È gratis veramente, cioè senza abbonamento. Esatto, si parla di World of Goo, che è un celeberrimo puzzle game che ormai ha qualche anno sulle spalle e che andava per la maggiore insomma anche su Steam. Esatto, è un gratis titolo... fino al 16 maggio. Gratis fino al 16 maggio, approfittatene anche perché poi è gratis per voi per sempre, quindi lo potete scaricare e poi può fottervene anche un cazzo di Epic Games Store. Potevo dirla più elegante, non so perché mi è venuta di farla arrogante la cosa. Vi ricordiamo inoltre che ci sono anche degli omaggi e dei cotillons con l'abbonamento a Twitch Prime e potete sfruttare l'abbonamento ad Amazon Prime per abbonarvi al nostro canale Twitch con Twitch Prime. Esatto, senza, vi mettiamo i link. Senza la cosa importante, che senza spendere un euro in più rispetto a quanto già spendete per Amazon Prime, semplicemente a noi ci supportate, supportate i nostri progetti e voi avete delle ricompense su Twitch e inoltre risultate anche sottoscritti al nostro canale in modo tale che possiate accedere a tutti gli extra e cotillons che noi di Player Inside vi mettiamo a disposizione, in primis la chat segreta su Telegram, il gruppo segreto su Telegram che ormai va per la maggiore, sono tanti membri e ogni volta ci divertiamo a scrivere tante cazzate e partecipiamo anche io e Mirra. E soprattutto vi aspettiamo anche a guardare le live ogni tanto, seguiteci sì, anche su Twitch. Ogni lunedì e giovedì per adesso, ma poi ce ne saranno ancora. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, da Milano è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao.